solo due parole. Quest'anno, tanto sono 3 anni che non veniamo a Villa Perosa, l'ultimo anno fu il 2019, dopodiché la vita l'abbiamo vissuta tutti quanti, quindi non è più stato possibile venire a Villa Perosa. Quindi i nuovi, adesso non li ho contati, devo essere sincero, però i nuovi devono essere sicuramente tanti. Quindi che cos'è Villa Perosa per la Juventus? Villa Perosa per la Juventus è un pezzo di storia della Juventus. Tutte le squadre venivano in ritiro qua dagli anni 50 fino, diciamo, a metà anni 90, quando il calcio ha incominciato a aprirsi e a globalizzarsi. Squadre che venivano qua, quindi da questo campo sono passati tutti quanti, sono passati da Sivori a Platini, da Zidane a Del Piero a Baggio, da Scirea a tutti quanti. Chiunque abbia indossato la maglia della Juventus dagli anni 50 ad oggi è passato dallo stesso campo e dallo stesso spogliatoio dove andremo tra qualche minuto, per quella che è sempre stata una partita nella storia della tradizione della Juventus. Noi abbiamo sempre scelto nel rispettare una tradizione che è unica. Solo la Juventus ha una partita come quella di oggi che permette ai tifosi di essere vicino e aprirsi veramente ad un contatto vero e reale. Abbiamo sempre pensato che fosse piacevole fare un passo nella casa, la casa del senatore che è giusto qui sotto. Quest'anno ne parlavo con Iachi e abbiamo deciso di cambiare, abbiamo deciso di venire qua, di venire in quella che è la cappella di famiglia, perché il 2023 segnerà un anno molto importante. Il 2023 sono 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli, della Juventus. Io l'ho sempre detto in tante interviste con grandissimo orgoglio, e i 100 anni non possono che rimarcare questo orgoglio, siamo la più lunga proprietà di qualsiasi club sportivo, di qualsiasi disciplina al mondo. Nessuno ha una proprietà che è così lunga. Ma se la Juventus è quella che è, tanto lo dobbiamo a chi sta riposando qui dentro, dal senatore Agnelli che ha fondato la Fiat, da suo figlio Edoardo che ha creduto tantissimo nello sport, è la persona che ha voluto acquisire la Juventus, è la persona che ha fondato Sestriere, una persona che credeva tantissimo nello sport. Sicuramente poi passando nel secondo dopoguerra, gli anni 50 e 60, per tutto quello che è stato fatto dall'avvocato, mio zio, suo nonno, e poi giriamo di un paio di categorie, a mio padre. E quindi c'è, se la Juventus e tanti di voi oggi sono qui grazie a quello che rappresenta la Juventus, lo dobbiamo alle persone che sono dietro di noi. E quindi pensare che questa è la stagione che ci porta ai 100 anni, ho pensato che fosse un motivo di venire a portare omaggio a chi ha creato la Juventus, e che fosse d'auspicio l'anno prossimo, che sono i 100 anni, di tornare qui con uno o più trofei omaggiando quella che è stata la grande tradizione. Perché siete voi, quindi, che poi rendete grande la Juventus anno su anno con quello che ha fatto sul campo. Quindi, prima di lasciare la parola a Iacopo, un secondo, oggi è un momento di riflessione, è un anno importante, sono i 100 anni della famiglia, e il modo migliore che avremo per onorarlo sarà quello di pensare a chi ha fatto grande il club tutti i giorni per arrivare l'anno prossimo, ospitalmente, a quello che fa. Penso che la cosa più importante, come ha detto Andrea, è conoscere il passato, perché solo se uno conosce il passato è in grado di costruire il futuro vivendo il presente al massimo. Voi avete una grande responsabilità con il mister, con il vostro capitano e tutti voi della squadra, di vivere quest'anno che è l'anno dei 100 anni che lega la nostra famiglia alla Juventus in maniera importante. È un anno speciale perché si divide di fatto in due campionati, dovete attaccare subito per i primi 3 mesi, poi avete l'interruzione dei mondiali e riprendete. E questo deve essere l'anno in cui voi dimostrate di essere la Juventus. La Juventus ha una storia importante ed è proprio per questo che noi oggi siamo qui, e il momento vuole essere un momento di raccoglimento per ricordare il nostro passato e chi ha costruito questo passato, ma soprattutto, forti di quello, essere spinti in avanti. È un momento di grande festa, perché chi di voi non è mai stato a Villa Perosa vedrete quanta passione, quanto calore, quanto amore c'è. E questo è molto importante da saperlo, da apprezzarlo, perché voi avete la responsabilità di mantenere quell'affetto, quella passione, quella fede viva.